a bloccarlo, eh? Sì. Allora. Buonasera, miei ospiti. Love and devotion a tutte e due. Ciao, Moruccio bello. Ciao, Jerry. Finalmente sei tornata, No. Patrick. Sì. L'Estonia è entrata a far parte da poco tempo dell'Unione Europea? È uno dei nuovi paesi dell'Unione? Beh, io ecco non c'ero ultimamente. È penso, vero, lui era rinchiuso. Penso di no. Invece sì, mentre sì. Voi eravate via l'Europa. Bravi l'Estonia, complimenti. Roger Vadim ha sposato anche Catherine Deneuve. Prima Bibi, poi Jane Fonda e poi Catherine Deneuve. Era uno dei gusti brutti. Allora sì. No! Non l'ha mai sposato. De Pista, grandissimo. Camillo Benso, riesco a capire Conte di Cavour, è di Torino? Eh sì. Beh, questo è. Però tu depisti, eh. Io depisto di brutto, tu lo depisto po'. No, il problema è che non riesco a capire se... Silenzio, tu puoi parlare ma gli altri zitti. Buongiorno. L'antica regione della Sicilia era in Grecia. Sicilia, qui c'è scritto Sicilia. Cilicia. Ma l'antica regione della Cilicia era in Grecia. La Sicilia, sì. Lo conosci la Sicilia? No, era in Asia Minore. Povero. Ai posteri l'ardua sentenza. È una frase di Manzoni? No. Sì, nel 5 maggio. Il celebre balletto Kirov nacque a Mosca. No. Ormai dici no sempre? Sì. San Pietroburgo. No, ho detto sì adesso. È bello, c'è un giochino dove non devi mai dire sì, è vero? Com'era? Sì, no, no, sì. Vabbè. Averroè. Patrick, a te l'ultima parola. La cefalea praticamente equivale al mal di testa. Se tu hai la cefalea, hai il mal di testa. Sì. No. Esatto. Bella gara. Peccato che la squadra Lancio si sia fermata solo a 30. No. Se lasciamo Mastroianni a loro, tu ti fai le icone pop. Preferisci il grande Marcello? Ma restiamo sulle icone pop. Dai, che magari è un po' più commerciale. Poi in realtà penso che entrambe le cose saranno difficili uguali. No, dai. Uno dei suoi primi successi è stato Material Girl. Madonna. Andy, grande artista della pop art. Andy Warhol. Annie, voce degli Eurythmics. NL. Una donna bella, brava, la più brava di tutte, Annie. Lennox. Simon, leader dei Duran Duran. Simon. Le Bon. Kylie Minogue. Mini bellezza. Il suo ultimo successo è Toxic. S. È ultimo, troppo recente, non lo conosco. Forse eri ancora fuori quando c'era già. Andiamo avanti. La Donatella di un serpente. Scusi? La Donatella di un serpente. Già, è Versace. No? Ha ragione, anche la Versace c'ha i serpenti. C'ha rettore, le meduse, rettore. Ha duettato con Madonna e la... Beh, dai, 5 su 10 non è male. Vediamo. Ciao Balla. Ciao caro. Bentornato. Grazie. Parliamo di icone pop. Pop. Ad esempio, se ti dico Material Girl, chi ti viene in mente? I am Material Girl. Didi Jackson? No. Madonna. Andy, grande artista della pop art, questo lo sai, Warhol. Perché è un tuo collega, Warhol. Grazie. Annie, ex voce degli Eurythmics, L. Lennox. Simon, leader dei Duran Duran. Le Bon. Kylie, mini bellezza. Minogue. Il suo ultimo successo è Toxic, S. Passaparola. La Donatella di un famoso serpente. Rettore. Ha duettato con Madonna e la Spears agli MTV Music Award a... Passaparola. Erano Victoria, Jerry, Mel e Mel. Le S. Se lo dicevi un po' più convinto, avevi vinto. Invece c'è il pareggione. Signori giudici, vi interrompo un secondo. Quando Madonna e la Spears hanno duettato agli MTV Awards, è quando si sono anche baciate? Dovrebbe essere, sì, quando si sono baciate. Sì. E l'Aguilera dov'era? Dietro le quinte, guardava. No, perché voglio dire, questa TV bacchettona americana ha fatto tanto casino per un seno della Jackson e poi quell'altra roba ha detto che va bene così. Allora, Allora vengo lì e ti bacio. Ma dai, tu...
La voce del gruppo è Alessandro Aleotti. Ah, mi sento confortato. Detto anche J-Ax. Articolo 31. E allora! Ho azzeccato, yeah! J-Ax. Dove nacque Chopin? Dove è nato Chopin? Io direi... Polonia? In Polonia! Sì. Discorso in onore di Cesare fu immortalato in una tragedia di Shakespeare. Marco Antonio? Marco Antonio! È bravo! Già. Patrick. Allora, banchiglia. Misura di lunghezza francese. Spara. Renmi B. No. Oltretutto se vincono...